Operazione Sport Pulito da parte della Guardia di Finanza all'aeroporto di Malpensa. Le fiamme gialle, nel corso di una lunga indagine iniziata nel novembre scorso, hanno sequestrato centinaia di sostanze dopanti inviate nel nostro paese attraverso spedizioni postali via aerea. 8 le persone indagate dai finanzieri, oscurati 30 siti web che vendevano le sostanze dopanti. Ancora incendi in Val Seriana, dove da giorni diversi roghi stanno divampati tra Ardesio e Villa Dogna. È stato necessario l'intervento di un elicottero per cercare di circoscrivere le fiamme. Si pensa ad un piromane. Ancora sequestri di oro e valuta ai valichi con la Svizzera. A Ponte Chiasso, un milanese in fuoristrada è stato trovato in possesso di 5 lingottini in oro per un valore di circa 15.000 euro. Al valico Brogeda, invece, un pesarese è stato sorpreso con oltre 50.000 euro non dichiarati. In azione fiamme gialle e doganieri. Un 42enne di Ranzanico è stato arrestato con l'accusa di stalking verso la sua ex di 45 anni. L'uomo era già sotto processo, ma nel frattempo è sospettato di aver trafugato dal cimitero del paese l'urna contenente le ceneri del nonno della donna. Tradizionale appuntamento pasquale in provincia Bergamo con il vescovo Francesco Beschi. Il prelato si è incontrato con i rappresentanti della giunta e con i consiglieri, ricordando l'impegno che deve essere garantito a beneficio dei bergamaschi. Un egiziano di 31 anni è stato ucciso durante una lite con due connazionali avvenuta in un appartamento nelle vicinanze di Viale Padova a Milano. Ferito gravemente anche un altro egiziano. Due persone sono state arrestate. Sono state oltre un centinaio le opere d'arte sequestrate ad un 52enne di Caselle Lurani dai carabinieri di Lodi. In collaborazione con i militari di Sant'Angelo e di Monza, hanno recuperato tele di De Chirico, Chindischi, Morandi, De Pisis, Rotella e Rubens. Trovata anche una teca contenente un paio di guanti di Padre Pio. 6 dipinti rubati dall'abitazione di un ottuaginario di Gallarate dovessero confermarsi autentici, si potrebbe parlare di un tesoretto di svariati milioni di euro. Un uomo di 77 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina in via Cusago a Milano tra due auto. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso. Si parlerà dell'euro nell'incontro promosso a Lodi dall'Associazione Destra Laudense. Venerdì sera alle ore 21 nella Sala Granata della Biblioteca Comunale interverrà Mario Giordano, giornalista e scrittore. Presenterà il suo volume dal titolo Non vale una lira. Incidente mortale a Gorgonzola, per cause ancora in via di accertamento, un 17enne in moto si è scontrato contro un autobus di linea che in quel momento viaggiava vuoto. Per il ragazzo nulla da fare. È l'azienda sanitaria lodigiana a prendere l'iniziativa per cercare di contenere la proliferazione della zanzara tigre. I responsabili dell'azienda hanno deciso di incontrare venerdì 18 aprile i rappresentanti delle amministrazioni comunali del Lodigiano. L'incontro si tiene nella sede territoriale della regione in via Haussmann. Obiettivo: stabilire una strategia comune contro la zanzara tigre. È stata rapinata con uno spray urticante mentre stava salendo in macchina dopo aver prelevato 3.000 euro in banca. È accaduto all'impiegata di un compro oro di via Crespi a Crema. Si è svolta anche quest'anno nell'ex chiesa di San Cristoforo a Lodi la nuova edizione di Dadi e Cavalieri. Si tratta del raduno degli rappresentanti dei giochi di ruolo promosso dalla Contea del Dragone, associazione attiva in città da qualche anno. Per due giorni si è fatto spazio agli ultimi giochi ideati dalle case produttrici, dando vita a sfide e tornei.
Il Museo del Violino di Piazza Marconi a Cremona ospita fino al 18 maggio la mostra dal titolo Aiuto, mi sono perso. Si tratta delle 52 immagini di illustratori che raccontano il territorio cremonese. In giugno la mostra farà tappa a Crema, in autunno a Casal Maggiore. Un nord africano di 30 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco esplosi in un appartamento a Gambolò. Trasportato all'ospedale di Vigevano, l'ex comunitario è morto poco dopo il ricovero. I carabinieri stanno cercando gli assassini.